la CGIL è in piazza per due motivi precisi: ammazzano il lavoro nella sua quantità, nella sua qualità, nei suoi diritti, nella sua dignità. E allora noi questo non lo possiamo permettere. E infine, ma non per ultimo, al lavoro viene chiesto il più grande sacrificio. La manovra è depressiva, non basterà, e tutti gli economisti prevedono che perderemo altri 300.000 posti di lavoro. Mentre la ricetta governativa per far fronte alla crisi è al vaglio del Parlamento, i cittadini hanno riempito le piazze di tutta Italia per esprimere contrarietà ad un progetto ritenuto ingiusto, che andrà a colpire principalmente il lavoro dipendente e il settore pubblico. A Torino, in 20.000 hanno manifestato accanto alla CGIL, al grido di "il vostro conto non lo paghiamo, cambiate menù". Siamo in piazza oggi, in tempo utile per dire "noi questo conto non lo paghiamo, cambiate il menù, fate un menù giusto, equo, di trasparenza, in cui gli onesti vengano premiati, ognuno faccia la sua parte e troverete il lavoro pronto a fare la sua parte". Una partecipazione massiccia che ha coinvolto iscritti al sindacato, ma anche politici, comuni cittadini e studenti, insieme per dire al governo di riaprire la discussione sulla manovra, da molti fronti bollata come ingiusta. E noi siamo qui con la CGIL a dire che così non si può andare avanti, ma non è in gioco soltanto una manovra finanziaria sbagliata e iniqua, è in gioco la democrazia, lo scollamento irrecuperabile tra il paese e le istituzioni democratiche. Tutti coloro che si richiamano all'opposizione, a questo governo, hanno una responsabilità, quella di costruire senza tatticismi un'alternativa di governo. Questo noi ci aspettiamo da tutte le forze di centrosinistra che hanno la capacità e la forza di essere rappresentative. Non basta protestare, non basta mobilitare le piazze, ci vuole un'alternativa di governo. Ha ragione Vendola, ci vogliono le primarie entro Natale.